Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo vlog prenatalizio, non un mitologicamente parlando, non un video più elaborato. Oggi si parlucchia un po', perché un po' di giorni fa, e non riesco più a trovarlo purtroppo, se riesco a trovarlo entro il montaggio di questo video ve lo metterò da qualche parte, altrimenti scusatemi, ho trovato su Facebook un interessante meme, immagine, elaborato, creazione artistica, chiamatela come volete, in cui si invitava i cristiani, i veri cristiani, con fine offensivo ovviamente, di celebrare il loro vero Natale togliendo di mezzo tutte quante le decorazioni pagane che non appartenevano al rito della festa. Ora, tu che hai creato quell'immagine, io non so chi sei, non so dove sei, non so che lavoro fai o quanti anni hai, ma io ti troverò e ti dirò in faccia: sei un piccolo pezzettino di merda. Molti di voi potranno opporre a questa mia esternazione il fatto che continuamente io sottolineo come tante altre mitologie e religioni passate sostanzialmente abbiano influenzato i riti cristiani. Ora, un conto è sottolineare che un rito derivi palesemente da altri riti magari più antichi, un conto è venirti a dire in faccia: non puoi festeggiare il Natale così come lo conosci perché non è puro. Ora, di grazia, dopo aver visto il video di giovedì su Adone, Tammuz e tutto ciò che ne deriva, mi sapete dire di preciso quale mito è per davvero puro? Per piacere, venitemi a dire quanti riti religiosi veri, non collegati ad altre mitologie, anche alla lontana, esistono a questo mondo. Penso che bastino le dita di una mano per sottolineare questi riti originari al 100%. Ora è fuori di dubbio che il cristianesimo abbia preso a piene mani da ovunque e inoltre, scegliendo una strategia di marketing piuttosto efficace, come ripeto spesso e volentieri, abbia preso determinate date e vi abbia inserito alcune festività legate al protagonista della religione: Dio, Gesù, lo Spirito Santo, la Madonna, San Giuseppe e bla bla bla. È una cosa fuor di dubbio, è palese e nessuno la nega, perché tutti sappiamo che Gesù Cristo non è nato il 25 dicembre. C'è chi dice aprile, c'è chi dice marzo, c'è chi dice luglio. Mi avete abbottato le scatole con ste teorie sotto i video del cristianesimo, del mito ebraico cristiano, motivo per cui non farò più video di quella playlist, perché arriva certa gente che è da internare per quanto cose, per quante cose pazze dice. Quindi è palese che alcune date, come anche la Pasqua, d'altronde è evidente, siano poggiate su festività religiose pregresse, precedenti, appartenenti a miti pagani. Ma un conto è venirmi a dire che sì, è una festività appoggiata ad altri riti, con simboli di altre religioni: l'albero di Natale, le stelle, la capra di Yule, persino Babbo Natale in origine, porca miseria, è Odino. Ma un altro conto è venirmi a dire che non posso festeggiare il Natale così come si è evoluto nel corso del tempo perché sono cristiano e devo rifiutarmi le gioie di dare un regalo, di fare un albero di Natale. Ma chi cazzo vi credete di essere? Che il Natale, tra l'altro, sia poi degenerato nel corso degli ultimi 50 anni in una festività solo consumistica è un altro conto. Non è colpa dei simboli provenienti da altre religioni. Ogni religione ruba dall'altra. Ogni cosa umana imita un'altra cosa umana. Trovare l'originale di un'opera letteraria, trovare un libro, un film che non richiami i dettagli presenti in altri film è diventato, dopo 10.000 anni di storia umana, diciamo, vabbè, 5.000 anni arrotondiamo, di storia umana, praticamente impossibile. Tutti ci siamo condizionati a vicenda. Punto. Così come Odino diventa San Nicola e diventa Babbo Natale, così come Santa Lucia nel Bergamasco passa la notte e i bambini lasciano fuori dalle porte il sacco del foraggio, me l'ha raccontato mio suocero che è originario di Bergamo, è un richiamo alla caccia selvaggia, così come Dumuzi diventa in Babilonia Tammuz, diventa Adone in Grecia e Osiride in Egitto.
C'è Mitra che è nato da vergine, muore e risorge. C'è Osiride che nasce, muore e risorge. C'è Horus che nasce presumibilmente in maniera virginale da Iside, perché Osiride non ha più l'ammennicolo. Iside e Osiride, Iside e Horus ricordano le immagini della Madonna con il bambinello in braccio. È ovvio! Tutte le religioni si sono copiate a vicenda. Solo 2 giorni fa è venuto qualcuno sul canale che mi ha detto: ma è possibile che gli Aesir siano nei rapporti con i Vanir identici ai Tuatha De Danann rispetto ai Fir Bolag? È ovvio che è così. Le somiglianze sono tantissime ed è ovvio che le culture si sono influenzate, così come Perun e Velesh sono sostanzialmente Thor e Loki barra Jormungandr nel mito norreno. È ovvio. Se volete per davvero criticare il Natale, non criticatelo perché ha delle usanze provenienti da altre culture e mitologie e religioni, perché è una cosa che ogni festa mitologica barra religiosa ha sempre avuto ed ha sempre fatto. Se proprio volete essere puristi, allora festeggiate il Natale per quello che è: l'arrivo della luce nel mondo. Che sia una luce metaforica e spirituale come quella di Gesù Cristo, la luce letterale del fatto che da oggi, se non mi sbaglio, dal 23 in effetti, il sole riprende a stare per più tempo sul nostro cielo, le giornate si allungano. Festeggiate la luce che ritorna, l'avvento della natura che rinasce, se proprio volete fare i puristi, altrimenti la morale è sempre la stessa. Festeggiate quello che cazzo vi pare, basta che non rompete le palle agli altri. Poi, ripeto, se il discorso è il consumismo del Natale, su quello sfondate una porta aperta, perché ormai di regali enormi se ne fanno e non si bada più a Natale in sé per sé. Ma quello è un altro discorso. Il Natale è, almeno in origine, una festa in cui si festeggia per l'appunto un qualcosa di positivo e si è un po' più buoni con il resto dell'umanità, che di solito è un gran cumulo di pezzi di merda. E se volete fare un regalo, indipendentemente che sia una calza che si ispira alla caccia selvaggia o mettere in casa un presepino che in realtà imita chissà quale altro mito religioso bla bla bla, fatelo! Ognuno festeggi il Natale per come lo conosciamo oggi e con le proprie preferenze. Nessuno vi obbliga a dare a casa degli altri e dire il tuo Natale è sbagliato, perché per quante copie di altre religioni possano essere presenti nel tuo Natale, nelle tue festività, rimane una festività che scegli personalmente di festeggiare o meno a seconda del tuo credo e della tua fede. Io non vengo a rompere le palle a voi atei che non festeggiate e non voglio essere rotto le scatole io, cristiano, che a casa c'ho un presepe e un albero di Natale. Non voglio sentirmi dire: ma sei pagano perché hai messo l'albero? No! Che poi, a dirla tutta, a me piace la mitologia norrena, quindi il Natale norreno cristiano manco mi dispiace. Con questo, io vi auguro buon Natale. So di essere stato particolarmente velenoso, ma mi pare che sia un argomento piuttosto legato al mio canale, specie dopo il video di giovedì. Tutte le religioni copiano dagli altri, non per questo un credo o una festa è meno valida. Vale il significato intrinseco della festa, non la sua manifestazione. Così come, per fare un esempio scontato, gli incantesimi e le magie. Un incantesimo è un proforma per dare maggiore indirizzo alla magia, ma la magia può avvenire in tutti i media possibili e immaginabili, anche secondo le credenze popolari di qualche secolo fa, indipendentemente che tu dica abracadabra o meno. Ogni forma è ben accetta se la sostanza alla base è quella giusta. Poi, ripeto, c'è chi ha deformato tanto la forma quanto la sostanza, ma è un altro discorso. Quindi festeggiate il Natale felici, abbuffatevi come maiali ai cenoni di Natale, di Capodanno e chi più ne ha più ne metta, siate consapevoli da dove vengono certi simboli, ma non preoccupatevene troppo e scegliete voi come festeggiare al meglio possibile il Natale, che lungi dall'essere solo una festa religiosa è ormai praticamente universale.
Detto questo, quindi io mi congedo, ho parlato anche troppo, è un video abbastanza dialogato, non monterò tantissimo, quindi spero di avervi fatto comunque piacere, ditemi la vostra nei commenti, spero che non mi ucciderete, ma comunque adesso mi fermo e vi auguro per davvero buone feste ragazzi, buon Natale, noi comunque ci dovremmo vedere settimana prossima con dei video un po' più leggeri, comunque ci vedremo e vi auguro ancora buone feste, mi raccomando non uccidete gli altri pagani o cristiani o di altre religioni, passate felici feste, passate un buon Natale, che Babbo Natale, Santa Lucia, San Nicola e Bambin Gesù se preferite vi portino bei regali e noi ci vediamo al prossimo video, bye!